Rossomando e Manfredi Sciullian. La Commissione dovrà riferire alla Camera entro il 13 novembre 2015. Chiesto di intervenire l'onorevole Duva. Prego. Grazie Presidente. Intervengo solo per mettere al corrente i colleghi della Camera di quello che sta succedendo in Sicilia, perché una notizia già vecchia, quella del crollo di un ponte, insomma di un viadotto nell'autostrada Catania-Palermo, e sappiamo benissimo quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle finanziando una trazzera. Bene, nel momento in cui quella trazzera è stato per un attimo inagibile per motivi di forti piogge, ecco che c'è stato un grande movimento nei giornali per far sapere questa cosa. Invece sembra non ci sia alcun tipo di eco mediatica quando invece si parla di una frana che blocca la A18, l'autostrada che collega Messina a Catania. Infatti all'altezza di Letojani è successo che una carreggiata è totalmente chiusa per colpa di questa frana. Hanno aperto l'altra carreggiata, quindi lato mare, nel doppio senso. Questo sicuramente permette alle due città di essere collegate in qualche modo, ma ciò non toglie che in questo momento la Sicilia vive dei disagi fortissimi, sia nell'autostrada Messina-Catania che nella Catania-Palermo. Aggiungiamo che recentemente ci sono stati pure dei crolli nella strada statale 114 all'altezza di Capalì, ed ecco che il gioco è fatto. Quindi, Presidente, io spero che ci possa essere maggiore attenzione quando si parla di infrastruttura al meridione e quando si parla di dissesto idrogeologico. Grazie. La ringrazio, onorevole Chimienti. Sì, grazie Presidente. Io intervengo per sollecitare l'interrogazione numero 506523. A Torino si sta verificando proprio in questi giorni un vero e proprio abuso. In maniera totalmente arbitraria, il Comune di Torino ha deciso che i docenti della scuola dell'infanzia, con più di 36 mesi di servizio, che sono a tutti gli effetti precari storici, hanno diritto al ruolo, non solo per ora non vengono assunti a tempo indeterminato come prevede la legge 107, ma vengono anche puniti dal Comune che, ripeto, in maniera totalmente arbitraria, decide di non assegnare loro neppure la consueta supplenza annuale, nonostante la circolare emanata dal ministro Madia in merito e nonostante a Roma e in altri comuni d'Italia si stia agendo in maniera opposta. Quindi, per timore dei risarcimenti per i 36 mesi, il Comune si espone a un nuovo rischio, al rischio concreto di nuovi ricorsi, perché sta completamente saltando le graduatorie e assegnando le supplenze solo a chi non ha i 36 mesi di servizio, cosa che non può assolutamente fare, neppure di fronte alle pressanti richieste.